Buongiorno, ben arrivati in un nuovo vlog. Siamo a venerdì, oggi è venerdì, sì, oggi è venerdì. Sono le 9:20 e io sono sveglia già da 2 orette circa. Dovete sapere che ieri sera è la mia giornata pizza perché ho preferito farla ieri perché poi appunto stasera chiudo, quindi torno a casa tardi, sabato e domenica. È sempre un po' un'incognita, dipende tanto dal tempo, dalla gente, quindi non so mai a che ora torno. Infatti, alcune volte potresti prepararla il giorno prima, la pizza ci metti ancora meno lievito, lo so. Il punto è che tante volte decido magari la mattina che quella sera lì mangio la pizza, proprio perché vado un po' anche in base a com'è il meteo, al tipo di turno che faccio, e quindi ecco, non arrivo tutti i giorni a casa magari alle 6 che dico ok, va bene, stasera faccio la pizza, quindi devo un po' cercare di organizzarmi. Ognuno di noi ha le proprie abitudini. Stamattina ho già fatto 1200 cose. Intanto nel frattempo vi poggio qua perché mi è finito con l'arioncino la schiuma per il mio cappuccino. Sapete che uso il latte, quello di avena. Latte, vabbè, che poi non è la, scusate, volevo farvi vedere, ma ho tenuto troppo in su. E come vi stavo dicendo, tra l'altro, guardate che schiuma che fa. Infatti alcuni di voi mi chiedono, ma lo consigli l'arioncino? Eh sì, se no non ve ne parlerei, ma con qualsiasi montalatte, ecco, viene bene, io quello di Nespresso e mi trovo benissimo. Ho chiuso intanto la porta della cucina in modo tale che se la lavatrice iniziasse a centrifugare non abbiamo troppo rumore sottofondo, probabilmente sentirete la pioggia in sottofondo perché sta piovendo per bene. Allora, come vi dicevo, ho fatto un piccolo ordine su Amazon. Allora, c'era una cosa che io puntavo da tempo. E in realtà è stato molto difficile trovarle perché qua e là su Amazon c'erano alcune di queste cose fatte anche molto molto carine e forse da un punto di vista di packaging avrei preferito quelle, però leggendo un po' le recensioni, perché io veramente è una cosa che faccio sempre, avevo letto di tanti errori legati al tipo di colore sbagliato, perché magari questa versione esisteva sia trasparente, che era quella che volevo io, che fatta ambrata. A me ambrata non piaceva proprio, ce ne sono tante, per la maggior parte sono ambrate, sì, ma di cosa stiamo parlando? Ho comprato i spruzzini in vetro, li volevo da tanto, volevo mettere in angolo la lavanderia, come già avevo accennato, perché volevo un qualche cosa che tanto appunto primo a livello di altezza potesse starmi all'interno del mobile della lavanderia che vi ho fatto già vedere. Se non avete visto il video, comunque ve lo metto qua sotto in info box e quindi appunto li ho presi. Volevo crearci appunto degli spruzzini, magari da dedicare al bagno, da dedicare alla pulizia delle macchie. Devo un po' capire. Ho anche qualche idea al riguardo, ma poi ne parliamo, anche perché aver scoperto il percarbonato è stata per me la svolta, ma poi ne parliamo in un video a parte. E quindi ho preso il kit. Comunque vi lascerò di tutte le cose che vi mostro i link qua sotto nell'info box. Non sono link affiliati, quindi io non ci guadagno niente, io non ho l'affiliazione Amazon. Comunque sono 3 bottiglie che nascono così, 1, 2. Vediamo se non faccio danni, sono 3. Esiste appunto, come vedete, esistono anche col tappino, quindi ad esempio nel caso decidiate di crearvi l'ammorbidente con l'acido citrico e non vi serve lo spruzzino, potete tranquillamente tenere la bottiglia col tappo. Il tappo è nero, sarebbe stato carino avere nero anche questo. Comunque, oltre ai tappini avete anche gli altri 2 erogatori. Sono da mezzo litro. Sì, da mezzo litro. Esistono anche quelle da 200 ml, ma onestamente 200 ml mi sembrava un po' poco. Quindi niente, ho preso queste qua da 3, mi pare di averle pagate 22 euro, se mi ricordo bene. Comunque era l'unico sito che le aveva in vetro, trasparenti, di cui ho letto recensioni positive, e soprattutto che il formato fosse da mezzo litro. Quindi le monitoravo da mesi, finalmente le ho trovate e niente, quindi sono tipo felicissima. Anche qua poi farò fare sicuramente le etichettine una volta che avrò deciso cosa metterci dentro. Un'altra cosa che ho preso è questo libro qua, perché ne avevo sentito parlare, una diretta che aveva fatto Annalisa Superstar proprio con l'autore di questo libro, che è questo, Fattore 1%,
Piccole abitudini per grandi risultati. E il libro è di Luca Mazzucchelli, che è uno psicologo psicoterapeuta, e quindi ero curiosa di prenderlo. L'ho ordinato su Amazon e ho voluto fare appunto un ordine tutto unico e devo ancora leggerlo, quindi so che per poi ogni volta che mostrano qualche cosa lei ci ha usato un attimo, datemi tempo, non l'ho ancora letto. E appena lo leggerò ne parlerò. Tra l'altro, di tutta questa serie di filoni, libri un po' motivazionali, ne ho letti alcuni nel corso degli anni. Se vi fa piacere, magari facciamo proprio un video dedicato a tema. Non so se nel frattempo sentite come sta piovendo fuori. Cioè, è veramente così da lunedì, infatti stavo guardando anche la piega perché non ha più niente a che fare con quella che vi ho fatto vedere nel vlog scorso, perché poi dovete sapere che mercoledì sera pioveva, avevo l'ombrello sì, però mi sono presa, avete presente quella pioggerellina sottile, 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 e quando ho posteggiato la macchina perché avevo dei sacchetti, avevo posteggiato lontano, chiudi la macchina, vabbè, niente, alla fine mi sono un po' bagnata i capelli, quindi l'umidità non vi sto niente a dire. E ieri, per non farvi mancare niente, vento di scirocco. Quindi un po' stamattina l'ho sistemata, ma tanto domani devo lavare i capelli, probabilmente li farò lisci e terrò mosso davanti, come ho fatto ultimamente. Poi, altra cosa presa su Amazon, allora, questo qui è di questo brand qui. Ho preso questo set, si chiama Green Beauty Starter Kit, e praticamente perché i cotonini, quelli in cotone di Lidl che vi avevo fatto vedere tanti mesi fa, li ho adorati, però a furia di lavarli alcuni sono diventati veramente, hanno perso la loro delicatezza. C'è anche da dire che veramente utilizzandoli un giorno sì e l'altro pure, e lavandoli costantemente, dopo un po' è normale. E quindi 3 li ho fatti fuori, 2 li avevo dati a mia mamma, me ne sono rimasti altri 2 o 3, però mi servivano perché non capita, cioè sì, li lavo a mano, però preferisco lavarli anche a delle temperature più alte, ok, quindi almeno a 60 gradi. E quindi non ne avevo più. Mi ricordo di aver visto, e mi è venuto in mente che avevo visto un video di Nicole Gimondo, che magari vi lascio anche il suo canale qua sotto nell'info box, ma credo che in tanti la seguiate già. Aveva fatto vedere che aveva comprato su Amazon questi dischetti struccanti lavabili in questo contenitore bellissimo in bambù. Ho detto no, io questo lo voglio. Poi le ho chiesto un po' su Instagram in direct quale fosse il brand. In realtà è un altro brand quello che ha lei, però è stata gentilissima. L'idea di prendere questi qua fatti con il contenitorino me l'ha data lei quando avevo visto il suo video. Allora, questo è il prodotto, e qua sopra c'è il logo ed è fatto in bambù. All'interno c'è questa spugna che devo onestamente capire a cosa possa servire, vabbè. Qua c'è il diciamo così, la retina per mettere all'interno i dischetti. Questi qua, vedete, sono molto piccoli e molto sottili, mentre invece quelli che avevo di Lidl erano a parte più grossi e proprio tanto alti, infatti per farli asciugare a volte ci mettevo tanto. Sono 16, sono proprio come dei classici dischetti di cotone, con lo spessore lo stesso e di quelli usa e getta intendo, e la circonferenza anche, e appunto sono messe all'interno di questi in modo tale che risultano anche molto carini da un punto di vista visivo, messi lì così all'interno di questo contenitore. Poi sapete che è più un rover che un bambù questo contenitore, se proprio dobbiamo essere precisi, però all'interno del mio bagno ci sta secondo me divinamente. Vi farò sapere una volta appunto utilizzati come mi ci troverò, perché devo ancora lavarli. Mi sono arrivate già da qualche giorno, ma prima di lavarli volevo farvi vedere cosa c'era all'interno della scatolina. Poi c'è sempre dello stesso brand una fascia di quella fatta d'elastico che vi potete mettere per tirarvi indietro i capelli, con la scritto Eco Koala. Eco Koala, Eco Koala, anche questa va a lavare. Poi c'è sempre all'interno un pannetto per struccarsi, vorrei dirvi microfibra, ma mi dà l'idea più che sia cotone, fatto così, anche questo rilavabile, magari questo qua quando vi truccate il viso può essere comodo. Io ultimamente non mi sto più truccando, quindi va bene così. E poi all'interno c'è anche questo set qui, che praticamente sono
se mi ricordo bene, dei cotton fioc. Aspettate, quando riesco ad aprirlo, volentieri. Ok, si apre così. Ci sono questi cotton fioc riutilizzabili, sono lavabili. E qua vi avevo letto sul sito che sono rilavabili, potete mettere all'interno della retina. Io non li ho presi tanto per il discorso, vedete, sono fatti così, cotton fioc. Non li ho presi tanto per il discorso, mi ci pulisco le orecchie, detto molto così, ma perché capita al mattino quando mi trucco che il mascara magari mi vada sulla palpebra, che quindi utilizzo dei cotton fioc per rimuovere appunto l'eccesso di prodotto, e quindi ho pensato che potesse essere una cosa utile avere anche questi, anche perché a conti fatti mi conveniva il kit. Ho detto vabbè, sai che c'è, ho pagato tutto il kit, mi pare 26 euro. Ok, comunque volevo leggervi anche un paio di informazioni che ci sono scritte qua dietro. Allora, per usarli a lungo, ogni giorno immergere i cotoni in acqua calda, pulirli manualmente con sapone e infine sciacquateli con acqua fredda. Poi dice, ogni poche settimane metteteli in rete, lavateli in lavatrice con abiti di colore chiaro, impostare la temperatura su un lavaggio a caldo con un detergente delicato, non utilizzare ammorbidente o candeggina per il lavaggio dei cotoni. Ora, ogni poche settimane metterli in lavatrice magari no, io solitamente li sciacquo a mano, ma li butto in lavatrice, anche perché comunque avendo spesso maglie bianche del lavoro da dover lavare, vi direi che praticamente ho un giorno sì un giorno no una lavatrice di bianchi da fare. Quindi questa roba qua va tutta in lavatrice. Se avete ovviamente già provato questi prodottini qua, fatemi assolutissimamente sapere. E tolgo un po' di roba e poi vi faccio vedere le cose che ho preso sul sito di Sweet as a Candy. Eccoci, allora sono passata direttamente in sala perché almeno sono comoda, però forse sono ancora un po' troppo bianca. No vabbè, lasciamolo illuminato così perché fuori è praticamente, cioè se io faccio vedere a luci spente la sala, cioè casa in generale oggi. Bene, questo è per farvi capire il meteo qua su Genova. Allora, no, non devo girare il video di Terminati, lo giro dopo questo unboxing. Allora, ho acquistato la settimana scorsa alcuni prodotti del brand Sweet as Cosmetics, che è praticamente il brand della Piccinini. Alcuni di voi, quando vi ho un po' accennato che avevo fatto l'ordine su Instagram, mi hanno chiesto privatamente se non mi trovassi più bene con i prodotti della Cinica, perché appunto io ho utilizzato sempre per la maggior parte degli anni i prodotti della Cinica, mi ci trovo sempre benissimo, semplicemente quando arriva il periodo estivo mi piace passare a un qualche cosa che per la mia pelle sia un pochettino più leggero e delicato. L'anno scorso, se mi seguite già da un po', avevo provato i prodotti viso e i prodotti per il contorno occhi. Quelli del contorno occhi mi sono trovata non bene, benissimo, tanto è vero che li ho terminati, che non è tanto, tra cui un prodotto sarà proprio nei terminati, e mi sono trovata molto molto bene, li ho trovati super adatti al periodo estivo, perché io li avevo acquistati a luglio, quindi li ho utilizzati tutti i mesi più caldi, e quindi ho deciso di riacquistarli, anche perché sono usciti dei prodotti nuovi, quindi ho colto un po' la palla al balzo, alcune cose ero curiosa di sperimentarle, mentre invece altri sono prodotti che ho già provato e che mi sono piaciuti molto. Quindi detto questo, semplicemente quando arriva il periodo estivo, quindi che fa un pochettino più caldo, alcuni prodotti della Cinica che utilizzo nella mia skincare quotidiana, diciamo autunnale, invernale, li trovo troppo pesanti per quelle che sono le mie esigenze nel periodo estivo, quindi li adoro sempre, infatti li sto finendo comunque di utilizzare, me li vedete spesso appunto recensire nei video determinati, semplicemente quando arriva il caldo cerco di utilizzare altro, ecco. Però questi sono i miei due brand per quanto riguarda la skincare che preferisco.
Quindi iniziamo dai prodotti novità, quindi quelli sui quali non vi saprei dire niente. Avrei dovuto acquistare le cose nel giorno del lancio, perché fino a mezzanotte c'era una super promozione molto conveniente. In realtà li ho presi poi il lunedì, perché poi la posta pay completamente vuota, e ho preso direttamente appunto il set. È un verde salvia, il packaging della sacca. Quindi all'interno di questa sacca, che tra l'altro sono sempre super super comode, ci sono tutti i prodotti. Aspettate che tiro tutto fuori. Allora, sono tutti prodotti per quanto riguarda la skincare del viso. Due prodotti in particolar modo li ho presi con l'intento di provare a utilizzarli, perché uno l'ho utilizzato per degli anni, che è l'acqua micellare, e poi l'ho completamente rimossa. Però dato che andiamo comunque verso un periodo dove mi trucco meno, dove ho voglia di cose delicate, ho deciso di prendere appunto il set. La seconda cosa è il tonico, che io non utilizzo praticamente da almeno 4-5 anni, e quindi ero curiosa di provarlo. Quello che proprio è stata la cosa che io speravo da tempo che lei facesse, proprio perché mi sono trovata molto bene con i suoi prodotti, è questo. Il prodotto che più mi incuriosiva di tutti è questo qua, il burro struccante. Detergente a base di preziosi oli naturali, burro struccante al mango, olio di mandorle dolci, vitamina E. Allora, lo apro con voi perché appunto non l'ho ancora aperto. Si presenta in questo modo, è un classico barattolino, sono 150 ml di prodotto. Vi consiglio comunque di, finché c'è la promo sul set, secondo me vi conviene il set. Ho deciso di prendere il set perché effettivamente conveniva avere tutti e quattro prodotti che vi mostrerò, perché questo qua singolarmente viene 21 euro. Tutto il set mi pare di averlo pagato 49 anziché 69, quindi finché c'è questa promo qua. Ed è appunto fatto in questo modo. Ora io non lo sto ad aprire per farvi vedere il contenuto, semplicemente per un motivo: ho ancora una piccola boccettina di olio denso della Cinica che devo terminare, quindi prima di aprire altri prodotti e avere mille cose aperte, considerato che ha 6 mesi di scadenza dall'apertura, preferisco non aprire mille prodotti. Quindi terminerò quello che ho già di aperto e poi lo testerò. Sono molto molto curiosa, perché è la prima volta che provo proprio un burro struccante. Ero molto tentata da quello di Clinique, che però ho trovato sempre a dei prezzi esorbitanti, e quindi sono curiosa di provare questo qua. Ve ne parlerò appunto non appena testerò il tutto. Dentro ci sono anche due campioncini dei profumi che ha lanciato. I profumi non li ho mai sperimentati. Sono molto contenta del fatto che ci siano appunto i campioncini, in modo tale da farmi un po' un'idea per un eventuale futuro, anche perché hanno un packaging bellissimo. Poi passiamo a un altro prodotto che è all'interno sempre del set, che però ho avuto modo di testare, perché questo qua faceva parte dei primi prodotti che sono usciti suoi. È questo qua, il Sweet Cleanser. Praticamente questo qua è il gel detergente viso con estratto di fico d'India e foglie di olivo. Anche qua stesso discorso, finisco spumone e poi passa lui. E questo è il prodotto. La cosa che adoro di questo è il fatto che sia effettivamente molto piccolino. E questo qua è appunto è un gel detergente, non è super spumoso come può essere lo spumone, è molto delicato, emulsionare sul viso e collo, risciacquare delicatamente. È adatto anche questo qua alla doppia detersione, quindi questo più questo si può fare tranquillamente la doppia detersione. Comunque ne parleremo. Poi l'altro prodotto che appunto vi dicevo esserci all'interno, il tonico. Questo è il tonico, c'è scritto tonico delicato, idratante, lenitivo per pelli sensibili, vaporizzare direttamente sul viso e collo evitando il contatto diretto con gli occhi, picchiettare delicatamente fino al completo assorbimento. È all'acqua di amamelide, elicriso e camomilla. Quindi questo qua appunto è il tonico. E poi infine, come vi accennavo, c'è anche l'acqua micellare struccante viso delicato per tutti i tipi di pelle. Questa qua l'ho presa veramente per l'acqua micellare, mi raccomando, va sempre risciacquata. E questo è il packaging. Naturalmente mi prendo del tempo per testarli prima di dirvi un po' come mi ci trovo oppure no. Anche sia tonico che acqua micellare li inizierò non appena terminerò quello che ho già di aperto, anche perché mi piacerebbe utilizzare proprio una skincare completa con questi prodotti qua.
Poi passiamo ai prodotti che effettivamente io ho già avuto modo di testare. Di questo ho preso il kit perché ho amato alla follia la pochette. Quindi ho preso la versione con questi due prodotti. Allora, uno no, bugia, non l'ho mai provato, che è il burro di cacao. Sapete che sto amando quello della mia amica Fede, che è fantastico. E però ne volevo appunto uno da tenere a casa e uno da portarmi dietro. Così ho detto, vabbè, dato che ci sono, comunque anche della Fede vi lascio il link qua sotto in info box. Nel set con la pochette c'era appunto questo qua, che è il balsamo labbra, che è piccolino così, un classico balsamo labbra. E soprattutto c'era quella che per me è stata la crema fantastica, ideale per il periodo estivo, perché è leggerissima ma vi idrata, ma non vi lascia quella sensazione di pelle pesante, cosa che Zero Smog, che è la crema della Cinica che utilizzo nel periodo invernale, sulla mia pelle fa. Avevo iniziato a utilizzarla a giugno e già facevo tanta fatica perché la sentivo pesantissima, tant'è vero che appunto appena terminerò questa qua pensavo di prenderla in mano i primi caldi, ecco. Quindi ancora, considerato che piove, sembra novembre, chissà quando arriverà il caldo, finirò prima quella, diciamo proprio il caldo, quello importante. Comunque sto parlando della Sweet Cream, crema viso anti-age illuminante all-in-one. Applicare un velo mattina e sera su viso e collo perfettamente detersi e asciutti. Massaggiare delicatamente fino all'assorbimento. È fantastica questa crema, io veramente, è stata una piacevolissima scoperta. Il pack, molto molto semplice. Poi adoro di questi prodotti che sono tutti piccolini, quindi riescono a starmi tutti messi bene nella mia postazione. Sono 50 ml di prodotto, ma vi dura tantissimo, garantisco, anche perché ne basta poca, 6 mesi di apertura dalla confezione, quindi anche per questo preferisco aprirla poi più avanti. La pochette andrà subito in utilizzo, così metterò a lavare l'altra. E poi passiamo a quello che per me è stata la rivelazione totale. Al contrario degli altri prodotti di cui vi ho parlato della Cinica, che mi sono sempre piaciuti tanto, devo ammettere che i prodotti del contorno occhi, fatta eccezione della maschera contorno occhi della Cinica, la Brighten Eyes, non mi ricordo come si pronunci, vabbè, quella fatta viola, l'unica maschera per il contorno occhi che c'è, che quella l'adoro. Il D-Puff e lo Zero Blue, che sono i due contorno occhi, uno diciamo per la funzione per sgonfiare, l'altro per un pochettino per lavorare sull'occhiaia, non mi ci sono trovata bene. Non che non mi ci sono trovata bene perché il prodotto non è valido, ma per quelle che sono le mie esigenze non mi hanno soddisfatto, semplicemente per quello. Così ho riacquistato il mio amato set, questo qua appunto della Piccinini, pochette carinissima, questa qua va mia mamma perché me la, non la voglio io perché io già ce l'ho, devo lavarla. E praticamente questo set è composto da il siero contorno occhi, che è fantastico, busto concentrato contro borse, occhiaie e linee di espressione. Questo qua, applicare a pelle detersa un piccolo quantitativo sulla zona perioculare e massaggiare delicatamente. Prodotto cosmetico, vabbè. E mi ci trovo benissimo, benissimo, benissimo. È piccolino, perché questo è il packaging. Sono 15 ml di prodotto, 6 mesi di PAO. Siero occhi drenante, calmante con caffeina, estratto di melacotogna, lupino bianco, frutto di, vabbè, altre cose. E è fantastico, io mi ci trovo benissimo. Ha effettivamente un effetto sgonfiante quasi immediato, per farvi un po' capire, lo amo. Mi piace veramente tanto. Vi faccio vedere quello che ho finito. Vedete che poi non dico bugie, questo qua è quello che ho finito, quindi posso farvelo vedere. Praticamente è fatto con questa funzione qua a pipetta, vedete? Quindi molto 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 valido e mi è piaciuto da impazzire. Però magari nel video in cui poi vi mostrerò il prodotto terminato vi darò una recensione. Quindi questo qua che va di diritto subito in bagno perché appunto l'ho finito. E l'altro prodotto è la crema contorno occhi, trattamento idratante rimpolpante con attivi anti-age. Vi chiedo scusa innanzitutto per le condizioni nelle quali riverso, anche se questa luce del computer, perché ho la luce del computer qua davanti, probabilmente mi rende
più luminosa e meno stanca di quello che sono in realtà. Ho un sonno allucinante, sono le 22:33. Sto editando appunto il video. Mi sono resa conto che mentre vi stavo parlando di questo prodotto qua, ossia il contorno occhi del brand appunto Sweet S Cosmetics, si è interrotta la ripresa. Io ero convinta quando l'ho riattaccata che avesse più o meno ripreso quasi tutto. In realtà no, mancava la mia parte di recensione del prodotto, e siccome è un prodotto che ho avuto modo di testare, mi sembrava comunque sia giusto darvi qualche info in più. Come già vi dicevo, il set, quello dedicato al contorno occhi, è quello che ho già provato. Questo qua mi piace tanto, sia utilizzato come contorno occhi, quindi picchiettato e lasciato agire poi una volta appunto che il prodotto viene assorbito, sia utilizzato a mo' di maschera. Quindi cosa succede? Che capita che ci siano delle giornate in cui io magari ho gli occhi particolarmente segnati o sono stanca o ho dormito male, cosa faccio? Metto un pochettino più di questo prodotto sul contorno occhi, lo lascio in posa quei 10 minuti, io magari mi lavo il viso al mattino, mi lavo i denti, lo metto, nel frattempo prendo caffè, faccio le mie magari cose in casa, semplicemente sto seduta a contemplare nel vuoto, e poi con una velina vado a rimuovere l'eccesso e visivamente l'occhio è più riposato, sembra veramente che voi abbiate dormito 10 ore, cioè quantomeno su di me fa questo effetto. Magari non è che vi fa i miracoli, però effettivamente noto la differenza, quindi volevo semplicemente darvi questa piccola specifica perché mi spiace che il video si sia interrotto proprio in quel punto lì. Quindi ora vi lascio alla continuazione del vlog. Vado a sistemare tutte queste cose in bagno, nel frattempo svuoto la lavatrice che è finita, e poi mi metto a registrare i due video appunto dei terminati. Qua ho il beauty e qua ho i prodotti casa, perché voglio togliermi questo pensiero, dato che sono le 10. Le 10? Che ore sono le 10? 10:05. Ne approfitto per portarmi avanti con i video. Rieccoci qua. Allora, ho finito adesso di registrare ben due video, ma ho la batteria del che scarica. Qua la vedo, e infatti avevo girato l'ultimo video sui terminati detersivi abbastanza celeremente perché vedevo tutto qua, e però avere la soddisfazione di vedere i sacchetti vuoti. Qua ci sono un po' di prodotti che devo portare da MAC per il back to MAC, vedere tutto vuoto è la felicità. Ho già diviso tutto quello che va nella plastica, quello che è vetro nel vetro, quindi sono molto soddisfatta di me. E fatto questo, metto i video a caricare comunque sul computer e revisiono il video di stasera perché non l'ho ancora fatto. Allora, vi ho girato un piccolo pezzettino che avrete già visto prima perché mi era morta la fotocamera. Tra l'altro ho un sonno allucinante, ma come vi raccontavo, ieri sera sono crollata presto, stamattina però mi sono svegliata presto e quindi ho sonno, ma io alle 11 ho il mio episodio del mio telefilm da guardare e quindi andrò a dormire sicuramente a mezzanotte, e a questo punto sono tentata di editare il video, il vlog appunto che sto registrando, e poi metterlo in caricamento magari domani mattina, oppure lasciare il computer acceso e se lo carica stanotte, perché almeno una cosa fatta. Domani sera appunto vorrei rilassarmi e pensare un po' al video per la settimana. Come già vi dicevo, ho già registrato due video relativi ai terminati, non so se li vedrete subito in questa settimana qua oppure no. Sicuramente in tutto questo devo anche registrare due video, che uno, vabbè, sarà quello dei preferiti, anzi devo sentire la Fede sul video dei preferiti perché ancora non ci siamo accordati sulla data. Io già mi sono accorta oggi, la mia collega ci fa: domani è primo maggio, domani, ok, sembra, boh, cos'è domani, il primo di dicembre, guardando il meteo, comunque. E quindi niente, morale di tutto, devo un attimo organizzarmi con i video. Oltretutto vorrei andare anche da Ikea, perché vi avevo accennato che volevo finire di completare la sala. Quindi nella parete, questa qua, vedete che l'anno scorso avevo fatto il mobile Besta, quindi per la televisione, voglio fare la parte sopra. Molto easy, molto semplice, non devo fare mille cose, ma siccome voglio un po' risistemare alcune cose in una maniera più intelligente per guadagnare anche io spazio in cucina, perché devo ammettere anche quello, voglio finire la parte là sopra, quindi magari dedicarla a tutti i calici, pochi sopravvissuti, calici da vino, comunque tutte quelle cose che magari utilizzo veramente molto meno quando viene gente, quindi diciamo servizi buoni.
E poi volevo anche progettare, però a questo punto potrei magari registrare un qualche cosa della ripresa, lo progettiamo insieme sul planner IKEA, un Besta fatto sempre come questo, però fatto più alto, da mettere all'ingresso, perché voglio togliere quel mobile che rimane tutto aperto, tipo vetrinetta per intenderci, perché accumula polvere, mi è funzionale zero, perché comunque non ha sportelli, non ci posso mettere cose se non nelle scatole, ma non lo so, bellissimo a vedersi, però ormai sono più per, ok, bello a vedersi, ma devi essere anche funzionale e io posso poterti sfruttare. E quindi volevo progettare anche un mobiletto da mettere là, però quello devo prendere ancora bene le misure, quindi non ho ancora ben chiaro, sicuramente avrà gli stessi colori di questo qua, quindi bianco con la parte poi in rovere, però volevo mettervelo anche qua e registrare qualcosa, ma sto video lo sto editando e allo stato attuale è di 25 minuti 06 più 6 minuti che sto registrando adesso, quindi per farvi un po' capire, aspettate che... Ok, ritorniamo bianchi. E quindi per farvi capire che anche questo video dura più di mezz'ora, quindi non voglio buttare troppa carne al fuoco. Io spero di avervi tenuto comunque nel mio piccolo compagnia. E perdonate la faccia stanca, ma stasera sono cotta, devo ancora stendere oltretutto. Vi mando un bacio, ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao!